dalla sicurezza sulle strade ai controlli per le attività commerciali. Il 2023 è stato segnato per la polizia locale di Bari dall'aumento delle operazioni e dall'ingresso di nuove unità. Nel corso dello scorso anno gli incidenti stradali con feriti sono stati 1.405, di cui ben 11 mortali, in netto aumento rispetto all'anno precedente. Sono alcuni dei dati contenuti nel report stilato dalla polizia locale presentato in vista della festa di San Sebastiano il 20 gennaio, protettore del corpo. Il bilancio 2023 è significativo anche perché, oltre ad esserci stato sicuramente un consistente incremento del numero delle sanzioni al codice della strada, ma questo deriva dal numero delle unità esterne naturalmente, ma poi un'attività a 360 gradi, dei numeri a disposizione, si evince tutta la corposa attività del corpo della Polizia Locale di Bari. Si è registrato un aumento dell'attività anche della Polizia Annonaria, Amministrativa ed Ecologica, oltre 680 le violazioni contestate per illeciti amministrativi. Nell'occasione è stato anche presentato il progetto Siamo Tutti Pedoni. Siamo Tutti Pedoni è una campagna che vuole puntare l'attenzione sulle città 30 vuole attenzionare le amministrazioni sull'aumento delle aree della viabilità destinate a una velocità di scorrimento da parte dei veicoli non superiore ai 30 km orari. 30 km orari perché è importante la velocità, tenerla sotto questa soglia naturalmente aumenta la sicurezza della strada anche nei confronti degli utenti più deboli, parliamo dei pedoni, degli anziani.